Se qualcuno dovesse trovare la scritta CTS, sappia che significa Centro Terapia e Studi. Praticamente è un centro medico che si trova a Canicattì. Se qualcuno dovesse trovare la scritta CTS, sappia che significa Centro Terapia e Studi. Praticamente è un centro medico che si trova a Canicattì. Se qualcuno dovesse trovare la scritta CTS, sappia che significa Centro Terapia e Studi. Praticamente è un centro medico che si trova a Canicattì. Se qualcuno dovesse trovare la scritta CTS, sappia che significa Centro Terapia e Studi. Praticamente è un centro medico che si trova a Canicattì. Se qualcuno dovesse trovare la scritta CTS, sappia che significa Centro Terapia e Studi. Praticamente è un centro medico che si trova a Canicattì. Se qualcuno dovesse trovare la scritta CTS, sappia che significa Centro Terapia e Studi. Praticamente è un centro medico che si trova a Canicattì. CTS è un'associazione ONLUS che eroga prestazioni riabilitative a favore di soggetti diversamente abili. Le prestazioni sono di tipo fisioterapico, psicomotorio e logopedico. I soggetti che abbiamo in trattamento sono senza limiti di età, quindi bimbetti piccoli ma anche soggetti adulti. Qual è l'organigramma del CTS? Il CTS costa di 13 unità operative, abbiamo 5 terapisti della riabilitazione tra fisioterapisti, psicomotricisti e logopedisti, 2 assistenti ai portatori di handicap, un coordinatore del servizio, 2 assistenti sociali e un'area medica che è composta dal direttore sanitario, dal medico collaboratore e dallo psicologo che coadiuva l'equipe medica nell'espletamento delle attività. Abbiamo anche una maestra d'arte che porta avanti il laboratorio artistico della struttura. Poi abbiamo il presidente della struttura che è il signor Gioacchino Ferlisi.
Il CTS nella sua lunghissima attività ha portato avanti una miriade di progetti. Quest'anno, per il primo anno, ho voluto portare avanti un progetto per quanto riguarda il servizio civile. Il titolo del progetto è Giovani a Canicattì 2009-2010. Come vogliamo commentare questa cosa, Presidente? Quest'anno ci siamo cementati a presentare innanzitutto come prima fase essere accreditate per il Servizio Civile Nazionale e abbiamo voluto presentare un progetto finalizzato al sociale. Noi in questo progetto abbiamo voluto avere degli obiettivi. Il primo obiettivo sono state le scuole e questo progetto è finalizzato ai ragazzi diversamente abili. In a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bail for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Noi sappiamo benissimo quello che succede nelle scuole, i tagli da parte del Ministero per i maestri di sostegno. Noi nel nostro progetto abbiamo voluto cercare di integrare quelle mancanze di figure all'interno delle scuole. Il ruolo dei ragazzi è cercare di sostenere questi bambini che molte volte alle scuole vengono lasciati solo per mancanza di organico. Con queste figure abbiamo cercato di riempire queste buche, se le vogliamo chiamare così. Non solo alle scuole ma anche a casa. I volontari che fanno 4 ore di mattina nelle scuole e 2 ore il pomeriggio che viene chiamato dopo scuola. La finalità del dopo scuola è aiutare i bambini a fare compiti. Climb a mountain if I had to, risk my life so I could have you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love. Le figure, queste volontarie aiutano a dare un contributo. Le mamme sono molto contente di questo aiuto. Quest'anno stiamo ripresentando lo stesso progetto identico che viene chiamato Giovani a Canicattì 2010-2011, con la quale ci vorremmo riproporre per il successo che abbiamo avuto con le scuole e con un maggiore consenso da parte dei dirigenti scolastici e assieme al provveditorato, con la quale quest'anno abbiamo coinvolto anche una tipografia che il signor Giardetto, che è molto gentile, ha aderito a questo progetto. Più la Croce Rossa con la quale cerca di invogliare e fare capire nel contesto sociale le realtà che esistono al territorio. La Croce Rossa nel territorio ha un ruolo importantissimo, come noi sappiamo. Climb a mountain if I had to. Il CTS non ha avuto nessun tipo di finanziamento, ma ha finanziato questo progetto con le proprie risorse. L'attività che i giovani all'interno del contesto del mondo dei diversamente abili deve essere vissuta come un gioco. Cioè noi abbiamo parecchi ragazzi che sono nella sede delle rotelle. E all'interno di questo disagio della sede a rotelle, di come si può capire, molte volte viene vissuta con disagio. Cioè noi vogliamo marcare questo tipo di disagio cercando di portarlo in maniera di gioco, di divertimento.
Nome? Vincenzo. Agata. Età? 28. 21. Professione? Volontario del Servizio Civile Nazionale. Volontario del Servizio Civile Nazionale. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad aderire al Servizio Civile Nazionale? Dedicarmi agli altri, soprattutto chi si trova in stato di bisogno, e anche una crescita umana e personale. Dedicarmi agli altri e fare un'esperienza di crescita personale. Quali sono i tuoi compiti? Diamo supporto all'attività di sostegno scolastica e un'attività di recupero scolastico domiciliare. Collaborare insieme alle insegnanti di sostegno e parallelamente offrire un servizio domiciliare dopo scuola. Cosa pensavi del Servizio Civile Nazionale? Ne avevo solamente sentito parlare, ma non avevo nessuna idea nello specifico. Pensavo fosse un gioco, un'esperienza poco impegnativa. Cosa ne pensi adesso? Adesso lo vedo come una bellissima esperienza e come un viaggio per capire gli altri e se stessi. Mi sono ricreduta, ne vale la pena. Credi che sia realmente utile? Ovviamente sì. Sì, sicuramente. La cosa più simpatica che ti è capitata? Nessuna in particolare. Anche il semplice sorriso di ringraziamento di un bambino è più che sufficiente. Ballare il ballo del cuoco per i bambini. La cosa più sgradevole? Ritornare a fare compiti in classe. Nessuna. La prima cosa che ti viene in mente quando senti diversamente abile? Che in un modo o nell'altro siamo tutti diversamente abili. Niente, tutti siamo diversamente abili. Bisogna avere delle competenze specifiche per essere un volontario del Servizio Civile Nazionale? No, nessuna conoscenza tecnica, nessun titolo particolare. No, nessuna competenza. Fai un urlo. Ah! Ah! Sapevi di essere un difensore della patria? Sì. Sì. Canta l'inno di Mameli. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta. Dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Cosa diresti a chi verrà dopo di te? È un anno magnifico, è un'esperienza da fare, ne vale la pena. È un'esperienza da provare. Fai un saluto. Ciao. Ciao. Sogni, nessuno mai il futuro